Che alla cittadinanza quello che sta per avvenire. Prima di tutto lo stadio, perché sappiamo che ieri pomeriggio c'è stato un nuovo incontro tra lei, il presidente del Calcio Catania, e l'ingegnere progettista, che a proposito porta il suo stesso cognome. Sì, ma non siete parenti con l'ingegnere Stancanelli. Il progettista. Proveniamo da comuni diversi, tra l'altro. Nuovo stadio di Catania, si è fatto un passo avanti. Ma si è fatto un notevole passo avanti, e giustamente quando lunedì il presidente Pulvirenti ha detto non appena sarà approvata la legge, come lei sa la legge sugli stadi è stata già approvata al Senato in sede deliberante in commissione, è passata alla Camera per una piccola modifica nel mese di settembre. Un minuto dopo diceva Pulvirenti: noi siamo in condizione di presentare il nuovo progetto. Devo dire che già mi è stato presentato in questi ultimi mesi, ma del resto voi lo avete detto tante volte. Adesso vediamo anche delle foto dalla regia. L'avete detto tante volte, i tecnici del Comune e del Catania Calcio hanno lavorato sia per gli aspetti finanziari, sia per gli aspetti urbanistici, sia per gli aspetti giuridico-legali. Siamo arrivati al dunque. Cosa manca? Ora manca la legge. Appena la legge sarà approvata e se ne parla al rientro, quindi immagino fine settembre. È il Senato che deve... La Camera, mi pare la Camera. Il Senato già l'ha approvato, è la Camera, mi pare. Il Club Calcio Catania presenterà il progetto che noi già abbiamo attenzionato ed è assolutamente innovativo. E poi non riguarda lo stadio. Non è solo lo stadio, farà sindaco. Un parco urbano a Librino. Io sottolineo Librino perché è una fissazione che noi abbiamo per far considerare Librino parte integrante della città. Librino non è altra cosa, quindi un parco urbano di 25 ettari dove vi è il centro direzionale del comune. Questo centro direzionale che cos'è, a cosa tutti servirà? Gli uffici comunali saranno localizzati a Librino, dismetteremo tutti gli affitti, quindi risparmieremo, e alla fine sarà un progetto di finanza che dura 20-25 anni, la proprietà rimarrà del comune, quindi anche un grosso vantaggio dal punto di vista economico. Ma anche per il traffico cittadino? Anche per il traffico cittadino. Del centro storico, che non cioè, sarà più diventa veramente, appesantito. Stamattina è stato intitolato dalla Sicilia la città del futuro. Io ritengo che attraverso questa operazione intelligente del Catania, e se permette all'amministrazione comunale, noi doteremo Catania di una infrastruttura che vuol dire verde, vuol dire parco urbano, vuol dire giochi, vuol dire centro direzionale, quindi uffici comunali, e vuol dire uno stadio di 30.000 posti. La città del futuro, speriamo non troppo in là il futuro, la città del futuro è anche quando si parla dello strumento urbanistico come il piano regolatore.